Volevo proporvi un articolo da regalare a Natale, visto che tra un po' è Natale, tra qualche centinaio di giorni è Natale. Tanto manca un anno e mezzo del Natale. Io penso che poi in mezzo ci sono molti motociclisti, molta gente che va a scooter, anche da casa, che ci guarda da casa, ci sono molti centauri. Il problema di andare in moto, per me, che sono un fumatore, è uno: non poter fumare la sigaretta. Che in moto accende sigaretta, magari la tiene, però dopo tre tiri col vento si è finita. E io per ovviare a questo inconveniente ho inventato questo articolo, si chiama Smoking Free. Si monta un posto così, praticamente tu guidi, metti la sigaretta qua dentro e la protegge, no? Quando va a dare un tiro, dà il tiro tranquillamente, la sigaretta non si consuma, insomma, si brucia normalmente. Questa è in vendita, sono le 12,90 €. Se ne comprate 18, 12,85 €. No, perché io ho una carriera da motociclista. Metto là da parte un attimo, poi... C'ho una carriera da motociclista, ho cominciato da ragazzino. Il mio primo motorino, mi ricordo il cinquantino, quando ero giovane, adolescente. So che non avendo grosse disponibilità economiche, ho comprato un motorino che costasse poco. Ma poco, proprio... Praticamente era un motorino in fin di vita. Io costringevo ancora a lavorare, era pronto per donare gli organi. E ogni volta per metterlo in moto, non era metterlo in moto, era rianimarlo. Faccio una modifica tecnica. Questo è un mio ricordo di quando vendevo i pela patata alle fiere. Poi, oltre al motorino, ho dovuto comprare degli accessori. Ho dovuto comprare un casco per la sicurezza, sai, andando in giro un casco, la protezione ci vuole, anche se le prestazioni non erano eccezionali, però una caduta fa sempre male. Io il casco più economico che ho trovato, sono andato al negozio, il commerciale ha detto: abbiamo questo in carbonio, questo integrale, questo da cosa, guarda, dammi quello più economico che avete. E mi ha venduto questo qua, in fibra di cotone, con elastici rinforzati. Poi ho preso anche gli occhiali, che sono importanti, gli occhiali, che magari uno corre in moto, sai, vai veloce, ti va un insetto nell'occhio, ti distrai, ti fai male, puoi fare un incidente. Non era il caso del mio motorino, perché a me i moscerini, invece di andare negli occhi, mi tamponavano da dietro. Se vedo la mattina cercavo di metterlo in moto, solitamente andava così. Scusate il fumo che era un po' ingolfato. C'è un motorino 36 marce. Facciamo un culo così che... 36 marce prima a salire, poi a scendere, avevo la gamba sinistra che era il doppio alla destra. Infatti meno di un chilometro conveniva andare a piedi. Poi ogni volta gli amici: cazzo, 36 marce, quando corro, come vado? Senti, fa cagare. L'ho scritto nel serbatoio, e a volte impennavo, andava così.
Stai vedendo? Il motorino fa cagare, specialmente in salita. Quando incontravo una salita era così. Grazie, buona serata.